Ciao carissimi, ben ritrovati a Dillo a Telepavia. Il mese di maggio sarà un mese di grandi scioperi. Dalle scuole ai benzinai, ai trasporti, agli aeroplani, ai treni, veramente sciopereranno un po' tutti. E allora adesso vi diciamo esattamente quali saranno le date calde, ovvero molto sensibili per gli scioperi, ma cominciamo chiedendovi. Nel 2014, nonostante tutto quello che stia succedendo, è ancora lo sciopero lo strumento giusto per farsi sentire? Che cosa ne pensate? Parliamone insieme. Buona puntata. Sciopero! Lo sciopero è ancora strumento che secondo lei funziona? Secondo me non l'è mai stato. Non l'è mai stato? No. Ma fa un po' spot elettorale in effetti, ma... Sì, effettivamente scioperare deve essere veramente per una ragione molto seria. Non l'ho mai pensato che scioperare sia un rimedio, una soluzione a un problema. Toccherà probabilmente molto più quelli che viaggiano, per il resto gli altri saranno totalmente immuni da ogni problema. Non credo che scioperare faccia parte della risoluzione di un problema. Per di più ci si lamenta del lavoro, che non c'è lavoro, eccetera. Non è scioperando che si risolvono questi problemi. E chi è in cassa integrazione? E chi non sciopera. Esatto. Certo. E allora segnatevi queste date perché saranno giorni davvero importanti. Cominciamo con l'8 maggio, quando sciopereranno i benzinai, e il 16 maggio, quando a scioperare saranno gli assistenti di volo di EasyJet, Alitalia e Meridiana. Occorrerebbero delle altre azioni, purtroppo siamo in un momento dove effettivamente l'economia è nulla. Quello che noi tocca maggiormente è quello dei trasporti, credo, gli altri tendenzialmente non più di tanto. Li capisco assolutamente, però secondo me non c'è una soluzione in questo. Purtroppo in questo momento, a maggior ragione, faccio la libera professione e ho tutta una serie di problematiche al contorno e l'ultima cosa che penso è di non andare a lavorare. Sono sempre legati al solito problema. Solo chi si muove sarà mai toccato da questi problemi ormai. Non c'è più nessuno che viene interessato dagli scioperi. I trasporti, i treni e i bus. I treni, i bus, insomma mezzi pubblici in generale. Siamo pendolari, andiamo a Milano, quindi quello che crea più disagi. Già. Però bisogna lavorare. Non bisogna incrociare le mani, perché incrociare le mani secondo me non è una soluzione. Cioè io mi sento molto impotente in questa cosa, cioè non farei sciopero perché comunque penso che non serva a niente. E continuiamo a scioperare il 6 e il 7 maggio, saranno invece le scuole, niente meno, da elementari, medie e superiori, sciopero del personale all'interno delle scuole. E poi arriviamo direttamente al 28 maggio, quando è previsto un grandissimo sciopero di 24 ore che coinvolgerà Ferrovie dello Stato e Trenord, quindi forti disagi sia per i passeggeri che per le merci. Crisi. Forse bisogna cercare qualche altra modalità di protesta e di rivendicazione dei giusti propri diritti, tenendo conto anche di rispettare tutti quelli che non hanno il lavoro e che si sentono comunque penalizzati da tutti questi scioperi, secondo me. Mi dispiace per chi ha dei tagli, rimane il fatto che comunque c'è uno stipendio sul quale si può contare e questo vale per i dipendenti. Care grazie, secondo me, che non ho mai avuto questa certezza. No, non è giusto scioperare, bisognerebbe che intervenissero in un'altra posizione. Nel senso, lo sciopero è un'arma che funziona, intanto colpisce il datore di lavoro. Il problema dello sciopero dei mezzi è che i mezzi non funzionano, quindi ogni volta che c'è uno sciopero si rimane un po' così, perché dici, vabbè, fanno sciopero, però cosa ottengono, cosa succede, cosa cambia? Cioè, non credo che chi deve decidere gliene frega ci molto che mamma, quel giorno lì non ci sono gli autobus o non viaggiano gli aerei. Cioè ci sono decisioni molto più complicate. Per noi viaggiatori non si sa bene cosa cambia, quindi... Come in una famiglia, quando ci abbiamo 700 euro, non è che se io sono bravissimo e queste 700 euro qui le posso far diventare 1.400, sempre 700 euro restano. E per concludere, tra il 6 e il 21 maggio, occhio anche ai vostri crediti, perché sciopereranno importanti banche come Unicredit, ma non solo, anche i sistemi di telecomunicazione, proprio come Telecom Italia. Forse i benzinai, visto che sono un pendolare con l'auto per andare al lavoro tutti i giorni e quindi dovrò fare attenzione ai periodi di chiusura dei distributori di benzina. La scuola è un bel problema. I figli? I figli, sì, certo. Perché quella mattina lì dove li mettiamo? Benzinai. Perché giro molto, quindi la benzina per anche me. Anche la scuola. Tutti indistintamente, ritengo che ognuno debba andare a lavorare e fare il proprio lavoro. Se ognuno facesse così, probabilmente tante cose si risolverebbero.
non lo so, io personalmente penso che lo sciopero non sia più un mezzo per ottenere qualcosa, cioè occorre forse mettersi più in gioco, cioè sembra sempre questo spirito insomma di lamentela che abbiamo un po'. Soltanto quando uno produce un danno al datore di lavoro, lo sciopero è un'arma vincente, da quando diventa un favore. Diciamo, insito in noi come popolo, che diciamo viene fuori in questa situazione, e quando c'è da protestare si protesta ancora di più e sembra che così si ottiene qualcosa, ma secondo me non otteniamo niente. I treni anche, perché chi lavora e ogni tanto deve andare a Roma, che cavolino, come facciamo se poi rimaniamo a Roma e dobbiamo tornare, anche i benzinai pure. Perché in verità si protesta sì, ma solo per mantenere quello che si ha già, senza pensare che magari ci sono bisogno di cambiamenti, perché ci sono degli interessi ben, cioè dovrebbero partire proprio dall'eliminare delle spese ben più dall'alto. Però magari diamoci una mossa effettiva, non come dicono a Roma, dai. Anche i mezzi pubblici così devono un attimo evolversi per andare incontro al maggior numero di pendolari, orari magari sempre più flessibili anche per le aziende, e invece protestano perché vogliamo mantenere il nostro piccolo orticello. No, cioè basta, hai rotto il c***o. E questo è quanto, mi raccomando, fatevi bene i vostri conti, perché maggio non sarà certo un mese semplice. A tra poco, pubblicità. Settembre 1924, inaugurata la prima autostrada del mondo. È Vittorio Emanuele III in persona a inaugurare a Lainate la nuova via per il sole automobili, che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello, ma nell'area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 alle 20 lire. Che voi siate pronti o meno, io sono tornato col cappello sempre in testa ed il sorriso stampato. Siamo pronti a cominciare, qui la noia va via. Se comincia, dillo, stai su Telepavia. Tu mi vedi da lontano col cappello in testa e quando arrivo io può cominciare la festa. Ma ricordati di noi, anche se è un problema, alza la cornetta che ne vale la pena. Con la fame in pancia camminiamo sparsi, ci riunisce il profumo del salame di Varzi. E mi accorgo ancora di più che la vita è bella se faccio un salto a Parone e mi ci mangio un'offella. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Carissimi, ben ritrovati tra le mura del Castello di Belgioioso. Siamo alla 28esima edizione di Officinalia, che ci mostrerà come rendere più sostenibili gli ambienti che ci stanno attorno attraverso anche cambiamenti nei nostri stili di vita. E poi 18esima edizione del Tai Chi Festival, che vi mostreremo tra un po'. Buona puntata che comincia tra le mura del castello. Come on, my baby.
5 o'clock. I want your breath, I want your hurt. I sing song from spirit, I sing song for you. A Officinalia i concetti sono semplici: cultura chilometri zero, piccole aziende e soprattutto tanto territorio. E allora, tra i vari livelli di questa esposizione, partiamo proprio nel conoscere qualche piccola azienda che si occupa di agroalimentare. Profumi ci attraggono in provincia di Torino. Da dove vieni? Da Baldissero Canavese, provincia di Torino. E ti chiami la tua azienda? Si chiama Tentati. Tentati? Tentati. Nome appropriato perché ci ha tentato il nome è stato studiato apposta. Senti, un prodotto particolare, una cosa sfiziosa? Ma qui abbiamo un po' qualunque cosa, perché noi lavoriamo su tutte, anche il latte lo prendiamo tutto dal posto, dalle valli del posto, usiamo, chissà che buono. Ecco, anche il latte è latte di alpeggio, perciò non è tratto, sono certo. Mucche che mangiano nei prati, anche il latte di capra è lo stesso, tutto d'alpeggio. E di cose particolari abbiamo sia il gorgonzola di capra, sia il gorgonzola stagionato nella birra. Niente meno. Che è delicatissimo e la birra rende armonico, poi aiuta a rilassarsi. Certo. E poi abbiamo vari tipi di formaggi anche stagionati, un po' ma particolari, ma quelli stagionati nel fieno, all'erba o al peperoncino. Insomma, poi... tutta natura comunque, tutta questo natura. È il concetto. Complimenti, si trattano bene, hai capito? Grazie. Buon lavoro, ciao ciao. E nei miei occhi ti rifletterai, rifletterai, rifletterai da tutti noi. Contro correnti dei cattivi pensieri, fluido magico li smentirai, giovane eroe. E non può mancare naturalmente in un luogo come questo un momento dedicato alla cultura vegan. Intanto sono in compagnia di Elia Renni della Mopur, lavoro con la Mopur. Veniamo da Mestrino di Padova. Oh, è un piacere intanto avervi qua in provincia. Grazie. Senta un po', piatti particolari, una cultura naturalmente particolare che prende sempre più piede, ci aiuta a capire un po' meglio. Certo, certo. Diciamo che il discorso della carne viene da lontano, viene diciamo da dopoguerra, quando le mamme ai loro figli hanno voluto dare quello che loro non hanno avuto, cioè la carne. E quindi è anche comprensibile se vogliamo, solo che dal punto di vista di sostenibilità dell'ambiente, ma anche dal punto di vista della salute se vogliamo, la cosa adesso non si può più fare. Noi attraverso anche i cereali riusciamo o col riso o con il grano, con i ceci o con altre cose a fare delle cose che possono sostituire egregiamente la carne in cucina. Io intanto la ringrazio. Grazie e poi sicuramente questo è un concetto che parte dalla testa e arriva alla pancia. Esatto. Quindi a voi poi rifletterci sopra. Buon lavoro. Grazie, ciao. Da tutti noi, creando suoni dai frizzanti colori, bizzarre note ci sussurrerai, senza paura come giovani pionieri, nove frontiere tu scoprirai. Insomma, la cultura vegan l'abbiamo imparata, adesso però vediamola pure in mostra. Siamo in compagnia di Daniele, che viene da Crema. Ciao Daniele. Ciao. Allora, tutti i piatti che vedete qui davanti sono realizzati e pensati proprio seguendo la cultura vegan. Che hai preparato? Allora, semplicemente abbiamo preparato delle cose molto semplici, una paella, quindi la classica paella, però utilizzando dei prodotti vegani, quindi i legumi, il tofu, che è la proteina della soia, oppure del bulgur, che è il grano spezzato, con del seitan, quindi diamo la proteina, diamo il cereale e allo stesso tempo mettiamo le verdure, certo. E diamo un piatto della cucina classica ma modificato, adatto per i vegani. Poi abbiamo anche queste scaloppine. Questo mi colpisce perché visivamente sembra una scaloppina normalissima. Esatto, è fatto col seitan, che è chiamata anche la bistecca vegetale, e in realtà è la proteina del frumento, quindi diamo al frumento questo aspetto e utilizziamo anche l'aspetto visivo per così solleticare anche chi vegano non è, che però vegano potrebbe diventarlo. Sai che ti dico? M'hai fatto venire fame. Okay. Complimenti, alla prossima, ciao ciao. Ma i
concetti di officinalia, ovvero della sostenibilità, non si fermano naturalmente soltanto al cibo, perché vivere in maniera sostenibile è davvero un mondo che si apre davanti a noi, a partire dall'arredamento, fino ai vestiti, alle produzioni artigianali, un mondo da scoprire. Diamonds da Torino, sono in compagnia di Giorgio. Ciao Giorgio. Allora, Cosmesi, sì. Però naturale. Esattamente, noi facciamo Cosmesi e prodotti naturali dal 1978, quindi una certa esperienza c'è. Ci siamo sempre basati sull'acquisto di materie prime che noi lavoriamo per creare i nostri prodotti. Domanda da donna, ma sì. Si può essere belle anche affidandoci completamente alla natura? Sicuramente, e sicuramente con questi prodotti, con questi tipi di prodotti, non si arreca danno all'ambiente e si vengono applicati sulla propria pelle dei principi attivi non dannosi né al momento né a lungo termine. Ecco, sorprendimi, vado un attimo sul tecnico. Un principio attivo che non mi aspetterei che fa particolarmente bene? L'olio di crusca di riso. L'olio di crusca di riso. Sì, con azione schiarente, protettiva, idratante, ammorbidente. Hai capito? Complimenti, bravi bravi. Grazie. Naturalmente informatevi, se ci avete il dubbio che ne valga la pena, è una buona occasione per pensarci su. Sicuramente. Ciao ciao. Ciao, grazie. Si gira il ritmo della luna, tarantolato finché non svieni, tutti giù per terra, raccogli le forze, inizia da capo, pesta ancora più forte, pizzi che salta, gira e rigira, ritmo della luna, al ritmo della luna. Ma anche nell'abbigliamento si può dire molto e ci aiuta a capire il signor Corrado. Chi siete e dove venite? La ditta viene dalla provincia di Brescia, si chiama la Ranocchietta Verde. Oh, senta un po', ma è ancora possibile vestirsi in maniera ecosostenibile? Insomma, ci sono dei vantaggi tangibili per noi l'ambiente? Ci sono dei vantaggi tangibili per l'ambiente perché vengono usati dei prodotti che non procurano danno all'ambiente, in quanto non sono prodotti di origine chimico-sintetica, ma sono prodotti che vengono da fibre coltivate in maniera naturale. Tipo vedolino, canapa. Esatto, e poi ci sono dei benefici tangibili anche per le persone, perché specialmente chi soffre di allergie o chi ha la pelle molto sensibile, è molto meglio che utilizzi queste cose perché non gli danno problemi, mentre invece i prodotti chimici sintetici gli possono dare gravi problemi. Certo, sempre per tornare al solito discorso, nel dubbio tentar non nuoce. Poi questo aspetto così wild anche non ci dispiace. Grazie mille. Buona giornata, e buon lavoro. Arrivederci. Uva, vino sempre più forte. La terra è bassa, la terra è dura, terra di Ci siamo messi comodi in compagnia di Pino Pedano. Intanto buongiorno. Buongiorno. Insomma, artista, ma soprattutto persona che utilizza il suo tempo, il suo concept per pensare proprio al riposo di tutti in maniera naturale. Insomma, cosa vuol dire dormire naturale? 20 anni fa ho intuito questa che ci si ammala a letto, perché praticamente c'è poca cultura nel dormire. Dormire naturale vuol dire tutto legno, niente metallo, il metallo ammala, che siano materassi, che sia doghe di legno col telaio di ferro, qualunque fonte di ferro nel letto attira onde magnetiche, per cui si becca tante malattie che non sto qui a elencarle. E il materasso deve essere in puro lattice naturale, ma puro lattice naturale, che ce n'è pochissimo in giro, la maggior parte sono sintetici, il naturale cura. E questo è il concetto. E questo è il concetto. Quindi dormendo proprio a contatto con ciò che è naturale, abbiamo anche delle influenze positive. In più abbiamo questa lana di torba all'interno dei materassi che è curativa per la parte cardiaca. Le antiche zecche andavano a cacciare nelle torbiere perché gli animali malati andavano nelle torbiere a curarsi. Per cui se curano gli animali, immagini l'uomo. Dormire naturale vuol dire dormire bene. Buonanotte, grazie.
E questa era Officinalia, ma la nostra puntata ancora non è finita. Adesso ci attende il Taijin Festival. Che cos'è? Lo spiego subito. Ed ecco che all'esterno del cortile ci accolgono il sole e Walter Lorini, che è l'organizzatore del Taijin Festival. Sì, sono da 18 anni sono l'organizzatore di questo festival e in questo bellissimo posto vicino a Pavia abbiamo trovato il nostro habitat. Addirittura il primo anno abbiamo trovato anche le statue proprio cinesi che il vecchio proprietario aveva importato dalla Cina. Senta, io sono profano in questo mondo, voglio cercare di capire, vedo movimenti sinuosi, vedo riflessione, mi sembra di capire, e vedo insomma tanta concentrazione. Di che cosa si tratta? Dunque, il Tai Chi è una disciplina marziale, ma anche passata adesso come disciplina per la salute, che muove tutto il corpo in modo molto morbido e rilassato, per cui serve moltissimo per sciogliere le articolazioni, rilassare la mente e quindi passare poi da un rilassamento fisico a un rilassamento mentale e quindi a un benessere psicofisico generale. Senti, ci lasciamo con un'ultima cosina. Per chi si fosse interessato, che volesse conoscere meglio questo mondo, hai un sito internet di riferimento da lasciarci? Sì, io sono il presidente della PWKA, che è Professional Wushu Kung Fu Association. Potete andare su www.pwka.com o www.pwka.eu per vedere anche le sedi europee. Perfetto. Naturalmente è tutto un mondo da scoprire, iniziate a guardarvi un po' attorno. Grazie mille. Grazie. Ciao, ciao. Questo è quanto, almeno per oggi. Una bella puntata dal mio punto di vista, perché ci ha fatto rendere conto che il mondo chiama. Il mondo ha bisogno di aiuto ed eventi come questo ci danno la possibilità di rifletterci un po' su. Alla prossima e dillo a Telepavia. Ciao! Non mi trovo e mi guardo intorno, mi riporta sulla strada la mia zucca di Dorno. In provincia di Pavia la cucina regna, lo conferma anche l'asparago di Cillavegna. Sei passato in Lomellina, certo ti conviene, son sicuro che hai assaggiato la cipolla di Breme. E un bel piatto di risotto ti darà anche il sorriso, se ti fermi a Sartirana, che città del riso. A Voghera il peperone più buono che c'è, se poi passi a Staghiglione lì c'è pure il Prasadè. Gira a destra verso Mede, prova la scottona, con i vini d'Oltrepò poi ancora più buona. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia.